Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Nuovo video vlog, parlo anche di ciò, come state? Spero bene. Allora, premetto che non mi sono appena svegliata, ma quasi, perché sì ragazze, perché avevo bisogno di stare un po' più a letto oggi, nonostante io l'ho fatto un po' tardi perché io ho fatto il video ASMR, sì, e oggi nulla, farò altre cose, quindi vedrò di sbrigare altre cose. Mia nonna tanto stamani mi ha dato 20 euro, che ovviamente dovrò, come si dice, conservare nel mio portafoglio 20 euro. A dopo, dai. Allora, ragazzi, mi nel frattempo apro la finestra, mi sono vestita perché così non potevo più stare. E mi vesto, anzi, mi avete già vestita, come sto dicendo. E niente, apro la finestra perché almeno così respiro un po' la camera. Ieri ho appena fatto il pollo e c'è un odore terrificante di fumo arrosto, perché ok, e niente, adesso io cosa devo fare qua? Oddio, come ho le sopracciglia, fanno veramente orribile, sono. Però nulla, allora, non so dove mettervi. Allora, mi do qua le sopracciglia, scusate se sentite un rumore bruttissimo in sottofondo, ma sono i muratori. Io stavo lavorando e non sappiamo quando finiranno, ma non è da noi, è a fianco a casa. Quindi, niente, prendete questo video per come... E nulla, allora, intanto mi definisco le sopracciglia perché così non me le posso vedere. E nel frattempo vedo un po' di sistemarmela un po'. Ho questo ciao, sto già sono strafaccioni. Allora, comunque, questa è la matita L'Oreal, non so se si capirà, non si vedrà una mazza, però ci vedo, ci provo. Ah, aspettate un secondo. Allora, intanto la richiudo. E eccomi, allora. Innanzitutto mi devo ridefinire le sopracciglia perché non ce la faccio più stare così. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Scusate sempre il sottofondo, ma non so come fare. Altrimenti. Allora, sono figlie belle fatte, perché non sono al massimo, però ci sto provando, ragazzi. Non è semplice fare le sopracciglia, capite bene? Speriamo che si senta l'audio, perché è una cosa bruttissima da sentire, però è così. E io non ci posso fare niente, purtroppo. Però questo è, e questo ci teniamo. Ecco qua, allora, torno subito. Allora, adesso devo decidere se voglio uscire di casa, ma penso che lo farò perché non voglio stare sempre richiusa in casa,
cercherò di scegliere una borsa che sia di mio gradimento, perché usare sempre la stessa mi urta un po'. Urta no, però preferisco usare una borsa comoda e che mi permette di, come si dice, di, buonanotte, aiuto, di stare comoda appunto, nulla di che. Comunque, se riesco, scelgo una borsa che mi piace a me. Anzi, ce l'ho già una borsa, solo che è piccolina, ma va bene lo stesso, non è un problema. Allora, ragazze, porterò un solo portafoglio, ovviamente, perché se devo mettere dentro questo qua, cioè quello dove vi tengo, cioè sarebbe il cavalletto a tre piedi, quindi vediamo dopo. Comunque, ragazzi, allora, dunque, adesso sono via Capodosso. La borsa che ho scelto è questa qua, vedete? Non si vedrà una mazza, però questa è la mia borsa. E niente, sperando di incontrare mia nonna, ma non lo so, si vedrà. Nel frattempo è stata una giornata. Ciao. E niente, adesso sono qua, vedete. Oggi la giornata sembra calma, tranquilla. Adesso vi porto un po' verso il porticciolo e da lì vi faccio vedere dove, quel pezzo di stradone dove c'era insomma il palazzo dove ho vissuto con mia madre, tutto lì, non li vedeva. Se riesco ad andare ci provo, però non lo so. Vediamo. Adesso sono qua in via nazionale, questa è la gelateria dell'angolo. Niente, oggi non riesco a parlare, so perché è come l'altra volta che non riuscivo a vedere niente, però adesso qua sono sempre alla linea nazionale, vedete? Sta passando un fumo dell'astro, forse sta per favore che non andiamo a scuola. Sì. Allora, devo dire che mi ha scritto mia nonna che fa alla posta a pagare il telefono, dove navigo io, Tim, e vabbè. Guardate, ma mi interrompo perché sto facendo le braccia tanto e le gambe, però vabbè, è tranquillo. Allora no, aspettate, che qua mi fermo perché non vorrei avere problemi con una signora che mi aperta. Ok, che stress, vabbè. Perché si vede così male? Boh. Qua è pieno di buche, è pieno di... Boh, vedete? No, non si vedrà mai, sì, forse si può fare così. Niente. E quindi... Ma la verandina già la sto facendo. Tutto separato? Separato. Allora, ho attraversato in piazza di chiesa, semplicemente perché mi viene più bene così a me. E qua. No, ci vede troppo, tanto a chi interessa. Chi vuole tanto c'è un video su YouTube sulla chiesa di Palamonti. Non so dove la metto io. Cioè. E niente. Cosa vi conviene dire di quello? Non c'è nulla. Il mangiare ve lo faccio vedere, tanto lo vedrete su Instagram se mi seguite. Vi metto il link, il nickname qua sotto nell'info box. Ok. Niente. Quanti sono tutti lì? Vabbè.
parlare, strano. Allora, aspetta un secondo. Allora, stavo registrando, mi sembra che non sto registrando. E intanto provo la pausa. Beh, sono le mie comiche sono queste. Allora, cosa dicendo? Mi hanno dato la posta e però intanto non la vado a raggiungere. Se lei è ancora lì, vado dopo, quando la chiamo. Voglio evitare di rompergli la scatola. Io non capisco perché si vede così male questo telefono, c'è un po'. Non lo so. E niente. Com'è questa volta? Niente. E dunque. E nel frattempo cerco di fammi la bella passeggiata e anche perché non mi interessa niente, però mi avete detto da che parte che non so se sono su YouTube o se su Instagram, parli su YouTube, che fanno piacere, anzi compagnia, i miei video vlog, che dici, vabbè, grazie di tutto cuore. E niente. Allora, questa è Piazza Frusi, vedete? Piazza Frusi. Piazza Frusi. Vabbè, tanto l'avete già vista. È caldo, lo sto fermando. Ci sto già sentendo il caldo. Se metto sempre pausa, se stoppo il video, ma voglio evitare di riprendere il meno possibile la gente, perché la privacy è tutto, non mi interessa riprendere la gente che non si vuole far riprendere. A quanti minuti siamo arrivati? Ah, ecco, quasi, no, siamo a 12 minuti, va bene, dai. Ci può stare. E niente, quindi, io stavo facendo la schiena, vi stavo dicendo che piazza un po' di più, sempre che non ci sia gente dietro, così va bene, non lo so, infatti mi sono perso tutti i commenti, come sono i miei video vlog, ma penso che vi piacciono, e niente. Allora, cosa vi stavo a dire? Ma come ricordo, stamattina ho cominciato già a scaldare bene, ma come era un po' freschetto, e poi però ho cominciato a scaldare. Sento già un caldo, allucinante, però vabbè, niente. Allora, sono già al porto, non so cosa voglio fare. Ecco qua, vedete, siete già al porto. Ecco qua. Allora, eccoci qua. Mi sono dovuta sostare un attimo, cioè fermare un attimo, non so più parlare, ma e niente. E sto percorrendo il porticciolo, perché così almeno cammino un po' di più, già che ho una panza che veramente faccio un paio di cose. E niente, quindi ho deciso che voglio camminare un po' di più oggi. È vero che cammino sempre, però non faccio mai queste lunghe strade, mai, oggi le faccio, ma poche volte. Cammino poco, io non so perché. E quindi dovrei camminare un po' di più e no, sport non le posso fare più, anzi dovrei fare fisioterapia a casa, ma non la faccio. E anche lì è un guaio per me, perché ho la schiena che fa veramente, non vi dico cose, non voglio star volgare qua su YouTube. E poi il ginocchio, vabbè, sapete anche voi, ho due malformazioni congenite, ma già dalla nascita non riusciamo a stare. E poi la schiena, ho messo il busto anni fa, quando avevo 13 anni o 14, non mi ricordo più. E adesso sono tornata da capo, devo fare la fisioterapia per la ginnastica posturale, cosa che non ne davo da meno. Poi, se casomai tornassi dal dentista, devo levare il molare, o forse non lo so adesso cosa devo levare. Come dire,
insomma, mi fermo un po' perché c'è il fiatone. Insomma, devo levare un dente, non lo so bene, fare tutta la pulizia dei denti a coso e poi aspetta che mi allontano un attimo perché c'ho il tasatore dell'erba che sta facendo casino, devo alzare un po' di più la voce e fare tutta la pulizia dei denti, poi levare un dente e se c'è spazio e tutto quanto si metterà l'apparecchio perché l'apparecchio mi aiuta a avere questi denti che non sono al massimo, sono un po', non sono incasinati, non sono male manco adesso, però prima non erano belli da vedere, via dai, ecco perché ve lo dico che devo mettere l'apparecchio io perché non sono al massimo, quindi vabbè, nulla e niente, questo è quanto. Adesso vi porto a vedere un allora, dunque, se mi sono un po' allontanata dal tosaerba, quello che è, e niente, ora tra poco appena mi avvicino al palazzetto di Ina casa, perché si dovrebbe chiamare così in teoria. Oddio, mi sto facendo tremare, ma va bene lo stesso. Ok, allora, vi porto dove c'è il palazzetto dello sport in a casa, palazzetto di in a casa, no? Lo sport, quello dove abitavo io con mia madre quando ero piccolina, e ovviamente vi giro la cam perché così non vedrete una mazza e vi faccio vedere, niente, una, madonna, questi cani, vabbè. E niente, vi faccio vedere un po' dove abitavo quando ero piccolina. Sono passati anni adesso, ovviamente. Però voi direte, ma va, sì, è così, però. Tanto per farvi fare un po' di ricordi di quando ero piccola io. Già. Allora. Adesso sto passando attraverso il comune. Perché è proprio attaccato al comune che abitavo io, quindi vabbè, se nessuno ha capito ve lo ribadisco, si chiama Ina casa, non urlo perché non è caso, però anche perché è un fiatone allucinante, voi direte non c'entra niente, c'entra ragazzi, non voglio fare la matta, non so neanche se mi sentite tra l'altro perché non ho portato il microfono, quello che si può collegare alla videocamera, cioè del telefono, però speriamo che mi sentite bene, però fatemi sapere sotto i commenti. Oddio, cosa è successo? Niente, devo guardare per terra perché sennò non so cosa sto schiacciando, quindi voglio evitare di schiacciare altre cose strane. Allora, facciamo così. Allora, adesso vi stoppo e ci vediamo dopo quando, come si dice, faccio delle cose, cioè dove sono capito. Allora ragazzi miei, aspettate che ve la inquadro un po' di più, ve la zoomo, sì, la vedete quella finestra lì in mezzo, sì, proprio quella, e quello il bagno piccolino, quell'altra finestra a fianco, sì, affiancata a quella più grande lì, quando ero piccola vi stavo io, questa è una casa, ok, così avete ben capito come, cioè dove stavo io in pratica quando ero piccola, perché voi mi chiedete sempre nei commenti, ma tu dove stavi quando eri piccola? Io stavo qui in questa casetta, in questo palazzo in a casa, chiamato in a casa, ok? E niente, bene, avete visto il tutto, mio padre, mia madre stavano lì con me, basta, a dopo. Eccomi qua ragazze, sono arrivata all'ennesimo marciapiede per salutarvi, perché adesso dopo parto a casa, cioè vado a casa perché il fiatone è troppo lungo, vabbè, mamma mia quanta strada ho fatto, volevo salutare mio padrino ma niente da fare, quindi a sto punto torno a casa e ciccio e mi guardo un po' di televisione, dovrei anche lavare i piatti, cosa che non ho fatto perché volevo uscire a farmi una bella passeggiata di buon mattino, volevo alzarmi barra alle 7-8 per fare un po' di ginnastica, cioè camminare qui, ma
me la fa da solo, quindi anche no, vabbè, a moment. E quindi niente, questa qua invece non so se si vede, quella di mezzo lì è la facciata di dove abitavo io, ok? E niente, opla, mamma mia, ammazza che fatica, già, sti cani, vabbè, e niente, quindi praticamente mi ho fatto una bella storiella di come, di dove anzi abitavo io, e nulla, avevo tanti bei giocattoli, poi la casa, avevo il cavallo a dondolo, vabbè, chi se ne frega, però è così, tante Barbie con cui giocavo raramente perché me lo chiamavo da matti, perdonate il cagnolino, però vabbè, scusate, non sto di parlare oggi. E niente, e alla fine giocavo con le Barbie, che era una noia mortale, però vabbè, però poi mi sono stufata, mia madre idem, e giocavo con i suoi trucchi, come giusto che sia, come ogni bambina, che è una bambina che vuole giocare con i trucchi, anzi le bambine giocano con i trucchi, però vabbè, adesso lasciamo stare che è meglio, va. Se mi chiederete perché devo lasciare stare, perché anche adesso i bambini giocano con ciao, con come si dice, con i trucchi, quello lo so, boh. Vabbè, adesso c'è Instagram, tutte queste robe, e altro che giocare con le macchinette o altre cose simili, con il robot, preferisco giocare a PlayStation oggi, con i bambini di oggi, quindi no comment, vi dico la verità, perché questa è la verità. Tutti oggi vogliono giocare con la PlayStation, cioè PlayStation oppure altre cose, non so, comunque questo è quanto, niente, non so quanto durerà questo video perché lo devo montare, non so ancora come farò, perché io sono una loro rubica time, lo sapete anche voi, quindi vabbè, niente, allora ve l'ho detto per tutto il video, ma ve lo dico anche adesso, tanto sto terminando e vi saluto tra poco. Se non si sente bene l'audio, fatemelo sapere sotto i commenti, se si sente ditemi se si sente bene o a strascico, non so come dirvi, a tratti, fatemi capire, cioè datemi un commento, un feedback, come si suol dire. E niente, perché sto tenendo il così, non lo so, boh, vabbè, tanto dietro di me non vi è nessuno, quindi ok, aspettate un secondo che stoppo. Allora, quindi dunque, io nel frattempo vado per terra perché non voglio cadere o pestare merda, ovviamente ci manca solo quello e nulla, quindi adesso sono quasi dietro casa, anzi sono dietro casa mia, perché da queste parti vado a prendere cose, mi fornisco di pane, cose così, a uova o biscotti, quello che è, c'è un negozio qua di fronte dove sto camminando io e nulla, e mi fornisco di alcune cose tipo acqua, queste cose così, e niente, sono praticamente di fronte alla farmacia da queste parti e nulla, poi qua c'è il palazzo dello sport e più là e nulla. Bene, io ho parlato come una logorroica time, perché è vero che non so più parlare, ma va bene, dettagli, e niente, io vi saluto, vi ringrazio, se siete arrivati fin qua, se siete rimasti vivi ad ascoltarmi, e niente, ci vediamo al prossimo video, mettete un bel like se vi è piaciuto il video, scusate per l'impappinamento, ma questa sono, questa rimango, perché è importante, come suol dire, essere se stessi e non fare il copione degli altri. E niente, e noi ci si becca, come si suol dire, a un prossimo video. Ciao, attivate la campanella, commentate, iscrivetevi e basta. Ciao, un bacio, alla prossima.